Po 8, il servizio è di Armando Lo Staglio. Cronaca, incidente sulla strada a Palazzo San Gervasio. Sesta puntata della rubrica Come siamo, specchietti di vita paesana. Le segreterie dei partiti socialdemocratico e repubblicano hanno chiesto in una interrogazione al sindaco di Rionero che vengano discussi i progetti di ristrutturazione del vecchio macello e dell'area relativa alle cantine presso la scuola media Granata. Inoltre, le segreterie dei due partiti hanno impegnato il sindaco a dare degli opportuni chiarimenti circa il ritardo nel dare l'avvio alla tradizionale vacanza degli anziani di Rionero. La discussione relativa a tale problema dovrebbe essere tenuta nel prossimo Consiglio Comunale. Dopo il successo ottenuto in questi giorni con la rappresentazione di Caffè Concerto tratto dal Tingle Tangle di Carlo Valentin, il gruppo 8 terrà una breve tournée in questi giorni in Sicilia, dove terrà 4 spettacoli, appunto della stessa opera dell'autore tedesco. Dopodiché ci sarà una tournée nella Basilicata ed in autunno prenderà parte al 40° Festival Nazionale di Chieti. Sono previste per dicembre, però, alcune iniziative interessanti, come spettacoli, mostre, dibattiti vari, per festeggiare il decennale delle loro attività. Il gruppo 8, infatti, è arrivato al suo 10° anno di vita, di attività, e rappresenta senz'altro una realtà interessante per il lavoro artistico e dilettantistico dal vago sapore artigianale, di cui è riconosciuto anche fuori dai nostri confini regionali. Discuterà quanto prima con le autorità competenti per la realizzazione di un vecchio progetto, quello di ristrutturare il vecchio cinema e teatro parrocchiale San Marco, da molti anni non più in attività, e che verrebbe gestito dal gruppo 8 stesso e da alcuni responsabili dell'Azione Cattolica della Chiesa Madre. Lo scopo è quello di creare appunto una struttura polivalente, polifunzionale, in grado di soddisfare le esigenze teatrali nascenti, ma anche gli aspetti culturali, dibattiti, conferenze e vari convegni. In seguito al ribaltamento di un trattore, un ragazzo di 14 anni, Luciano Romanelli, è deceduto sul colpo. L'incidente è avvenuto a 5 km da Palazzo San Gervasio. La vittima viaggiava con suo padre, pare che alla guida ci fosse proprio il piccolo Luciano, quando si è verificata una violenta collisione con una Fiat Uno, guidata dal veterinario Nicolo Maria Tribaldi, di 61 anni. Quest'ultimo se la caverà con una settimana, mentre il padre del ragazzo, morto nell'incidente, l'agricoltore Antonio Romanelli, di 50 anni, avrà una degenza presso l'ospedale di Spinazzola di 25 giorni. In merito allo squallido episodio di violenza carnale, corruzione di minorenni, lesione a danno di due bambini, che abbiamo segnalato alcuni giorni fa a Genzano, Giovanni Rotunno, al quale erano stati attribuiti tali sconcertanti reati sui due bambini, ha confermato le accuse mosse a suo carico. L'uomo è stato ritenuto responsabile dello stupro, anche perché i piccoli hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, ed inoltre gli è stato contestato il possesso illegale nella propria abitazione di una quantità rilevante di piante dalle quali si possono ricavare sostanze stupefacenti. Continua la prima rassegna di musicisti jazz italiani, organizzata nell'ambito dell'Estate Amelfi 87, col patrocinio del Ministero del Turismo e Spettacolo della Regione Basilicata. Domani sera, alle 20.30, a Largo Sant'Antonio a Amelfi, si esibirà la Jazz Raven Orchestra. La manifestazione jazzistica si concluderà il prossimo 30 luglio. Vi ricordo che seguirà la sesta puntata della rubrica Come siamo, specchietti di vita paesana. Inoltre avvertiamo i gentili telespettatori che domani pomeriggio alle ore 14 sull'argomento interverrà il sindaco di Rionero, professor Valentino Zupa. Bene, è tutto per questa sera, vi ringrazio per la cortese attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.